Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Pokémon TGC, ovvero gioco di carte collezionabili di Pokémon. Ragazzi, oggi abbiamo ben 8 bustine da aprire. Abbiamo tipo alcuni della serie di nero e bianco, come state vedendo qui. Poi abbiamo le espansioni di XY, abbiamo sia antiche origini, sia destini incrociati, sia sconto primordiale. Poi abbiamo anche Turbo Blitz e Turbo Clash, quindi tanta roba. Mentre io vorrei prendere un'altra cosa, visto che ci sono, ovvero andare un attimo qui, andare nel negozio e comprarmi un altro pacchetto. Possiamo comprarci o vapori accesi, oppure andrei tanto per un altro di Turbo Blitz, perché se siamo fortunati magari, ragazzi, ci troviamo fuori qualcosa di figo, tipo, che ne so, un Mew, perché questo è un Mega Mew, quindi perché no, lo prendiamo. Anzi, un Mega Mewtwo. Ok, prendiamo, vai, conferma. Ok, eccolo qua. Iniziamo quindi, ragazzi, nero e bianco, quindi andiamo comunque ad aprirla. Ok, vai, apri, vediamo un po', speriamo delle carte un po' più decenti, sinceramente. E boom, guardate che si aprono. Ok, però sembra essere una buona bustina. Abbiamo, ragazzi, vediamo un po', Voltorb. Poi abbiamo Vinipid, che comunque è abbastanza buono, diciamo, cosa fa. Non è male, non è male, avete una tipi. Phyllis, abbiamo un Rattata, va bene. Abbiamo un Gligar, molto buono anche questo. Uno Snorlax, che ha doppio lazzo e rotolamento. Poi abbiamo Dusculps, abbiamo un Tranquil. E due carte da aprire, ragazzi, vediamo un po' che c'è qui dentro. Abbiamo trovato un Victini, che ci sta, è una buona cosa, con fiamme perenni. E l'ultima carta è boom, un altro Victini, quindi due Victini. Che bella merda, mi aspettavo questi di meglio, però va bene. Apriamo ancora delle carte, ragazzi miei. Prossima espansione, Dragon Exalt. Quindi abbiamo da aprire anche questa, vediamo che c'è dentro. Allora, roba interessante in realtà. Allora, abbiamo Electrike, Cubone, abbiamo Fungus, che ci può stare. Ninkada, non credo di avere l'evoluzione di Ninkada, peccato. Mincino, Bofalant, che non conosco in realtà. Rosse Raid, va benissimo. Zilus, che abbiamo già visto anche in realtà durante la cosa normale che abbiamo sbustato. Poi abbiamo Godorita, che è l'evoluzione di Gotita, che abbiamo trovato in realtà nelle carte vere e proprie. E questa è Dribblim. Vabbè. Ora iniziamo invece con le bustine XY. Eccolo qua, antiche origini, ragazzi, apriamo questa. Allora, abbiamo un po' di roba interessante, soprattutto questo Beldrum. Però andiamo in ordine. Abbiamo Combi, abbiamo Malamar, che sarebbe un calamaro in sostanza. Spinarak, Beldum, Cotonee, va bene. Abbiamo legame mentale con Ampharos, che però non abbiamo Ampharos. Abbiamo Sableye, abbiamo un altro esilio che già abbiamo nella nostra cosa. Due Spinarak, quindi. E ultima carta, boom, un Claydole, che però non possiamo utilizzare perché non abbiamo ancora la prima evoluzione, quindi una merda. Abbiamo un'altra ancora bustina, addirittura, di antiche origini. Quanti diamini ne abbiamo di bustine oggi, ragazzi? Mi sa che sono 9 o 10 addirittura, quindi tanta roba. Ok, speriamo qualcosa di più o meno decente, sicuramente, per noi. Interessante. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Gumi, Magikarp, Persian, Meo, altri Meo in realtà, altri Persian. Questi sono diversi rispetto a quello che c'è al momento. Un altro Spinarak. Abbiamo quest'altra roba, Gloom, che ha Sbavare, che leva 30, non è male. Abbiamo in Biancarullo, che scarta una carta da stadio, va bene, ci può stare. E due carte rare. Abbiamo Jolteon. Ah, però non è un Jolteon normale, bisogna fare valore da Eevee, ma non abbiamo Eevee. Che schifo, peccato. E questo, boom, un Clydon, un altro. Vabbè, però peccato, questo Jolteon mi aspettavo un EX, sarebbe stato anche meglio. Però mi dispiace, non si può fare. Va bene, destini incrociati, altra espansione ancora da aprire. Ok, abbiamo tre Turbo Blitz. No, raga, qua oggi andiamo di cattiveria a raccogliere roba, sinceramente, ci può stare. Allora, abbiamo Jigglypuff, va bene. Larvitar, Mincino, va bene. Cioè, in realtà dovrebbe essere Mincino, ragazzi. Ditemi se è giusto questo nome che pronuncio. Bronzor, Burmy. Abbiamo Cincino, l'evoluzione del nostro piccolino, quindi ci sta. Abbiamo poi legame mentale con Altaria, ma non abbiamo Altaria. Kangaskhan, madonna quanto fa male questo Kangaskhan, ragazzi. Carta potentissima, mega pugno 100, micro pugno 40. OP. Abbiamo legame con Audino, ok. Legame con Audino, non male. E l'ultima carta è Aerodactyl, un altro Aerodactyl, niente male, niente male. Andiamo ad aprire quindi quest'altra carta, ragazzi, sconto primordiale, queste altre carte, insomma, perché era una bustina. Però non un Groundon, un Kyogre, perché qui dentro si possono trovare quelle due. Speriamo in realtà di qualcosa di figo. Abbiamo un Bidoof, abbiamo un Nosepass, uno Spinda, interessante, Vulpix, Trampinch, una caramella rara. Che bello, quindi possiamo utilizzare sta cosa per fare subito l'evoluzione. Buonissimo, quindi di esperienza che mi serviva. Un Macargo, ancora un altro in più ci può stare. Un Cinchu e poi per finire un Azurmaril. E io credo di avere un Maril probabilmente, quindi ci può stare. Bolla raggio 30, mentre l'altra è troppo forte e tipo fa più danni a fin fine. Però può anche ricevere danni a se stesso, quindi non è male, sinceramente. Credo di non aprire ovviamente tutte le espansioni in Turbo Blitz, quindi farò una Turbo Blitz e poi una Turbo Clash. E nel prossimo futuro magari apriamo le altre carte che ci rimangono, le altre bustine. Quindi ne vado ad aprire un'altra di questa Turbo Blitz. Speriamo in una mega evoluzione, magari, che non abbiamo ancora trovato. Quindi speriamo davvero. Speriamo cosa di figo. Allora, abbiamo Swablu. Ci manca Altaria in realtà, quindi
buono, perché poi possiamo fare anche la mega evoluzione in realtà. Poi abbiamo Spritzy, che conosco come Pokémon Pansir. Abbiamo un Utut, abbiamo un Doduo, abbiamo un altro Snorlax con Scaraventa. Poi abbiamo un Vanillish AM, credo sia il nome, non lo so ragazzi, uno Starly. E per finire abbiamo Lorges. Va bene, con Luce Meraviglia che le va 70 e confonde pure il Pokémon. Tanta roba ragazzi, GG. E addirittura tipo gli attacchi costano meno danni, quindi tanta roba, ci sta. Ok, quindi andiamo ad aprire l'ultima bustina della giornata, ragazzi. Questa volta Turbo Clash. Cioè, quindi andiamo ad aprire anche quest'ultimo, ragazzi. Speriamo qualcosa di decente e figo. Vediamo un po'. Sembra qualcosa di figo. Più o meno l'abbiamo trovata per il momento. Abbiamo un Blitzy, che ne abbiamo già un altro. Numel, Growlite. Abbiamo un Puncham. Abbiamo un Corsola, tanta roba. Poi abbiamo un Cricketune, Nezlaf, che in realtà tipo è un disegno vero questo? O sbaglio? Va bene, non ci interessa. Ziglyph, Krelp, credo sia il nome. Ok, e l'ultima carta è un Golduck. Quindi qualcosa di figo l'abbiamo trovata, ci può stare. Va bene ragazzi, tanta roba. Ma quasi quasi dai, apriamo anche questi altri Turbo Blitz ragazzi. Sti cavoli, oggi facciamo l'espansione completa di tutte le carte, tutte le sbustamento completo. Turbo Blitz ancora altre due da aprire. Allora abbiamo un Chespin, abbiamo un Rufflet, Fennec, Pansage, che abbiamo già in realtà ragazzi, un Pikachu, che ha rosicchiamento e agilità, tanta roba. Piloswine abbiamo pure, abbiamo Quilladin, un'altra diciamo carta di Quilladin, perché ne abbiamo già un'altra, un altro tipo. Stunfish, non so che diamine sia questo codo, va bene. Abbiamo scarponi pesanti e l'ultima carta è un Glalie EX ragazzi, con ghiaccio spiro e gelata. Cioè addirittura ragazzi, se lo stesso numero di carte in mano rispetto all'avversario, questo danno infligge 100 di danni in più. What? Tanta roba ragazzi, ci può stare. Ci rimane soltanto l'ultima, quindi Turbo Blitz finale. Una carta EX con noi, tanta roba. Speriamo un'altra EX ragazzi. Allora, abbiamo un Cyndaquil, Axew, abbiamo un Scatterbug, un Magnemite, uno Zorua. Molto figo anche questo, molto carino l'immagine di Zorua. Un altro Snorlax come quello di prima in realtà, un'energia speciale. Poi abbiamo legame mentale con Odom e le ultime due carte. Vediamo un po'. Un Gallade, che ci serve per realtà per il deck che abbiamo mentale, ci può stare. Poi l'altro è un Parasect. Va bene dai, siamo andati abbastanza bene ragazzi. Quindi io direi che per questo spostamento di carte è tutto. Ditemi cosa ne pensate, se trovate delle carte fighe e rare, in ogni caso gli EX e poi anche quel Jolteon ci può stare come ricompensa per questo sia un fantastico spostamento di carte. Noi ci vediamo presto a un nuovissimo video in cui sbusterò altre carte, non preoccupatevi. Per questo è tutto, ciao ciao e al prossimo video di Pokémon TGC. Ciao ragazzi.